Buonasera amici di Nova News 24, al grande fratello VIP in preda a uno sfogo mentre era in compagnia di Nicole e Gele De Donà. La venezuelana Oriana Marzoli ha detto apertamente ad Antonino che avrebbe violato il regolamento del gioco utilizzando un cellulare durante il suo ricovero in ospedale. Tu pensi che io non mi ricordi tutto come lui è stato in quel periodo? Lui ha detto e ammesso di avere il telefono, ok? Che lo sappiamo tutti che ha avuto il telefono, perché adesso lo dico, non me ne frega più niente. Gli ha detto a tante persone di questa casa, solo che dopo tutti quelli che sono amici suoi parlano. Una mossa per mettere in dubbio la sua credibilità e l'onestà del vippone. Sui social network le opinioni in merito sono contrastanti, tuttavia molti utenti del web, quando Antonino tornò dall'Hospice di Cinecittà dopo la permanenza in ospedale, ipotizzarono che avesse avuto comunque uno smartphone a disposizione. Ad onor del vero, alcuni hanno sostenuto che anche altri concorrenti abbiano avuto in passato la possibilità di disporre di un telefono, come Vilma, Attilio, Patrizia, Luca Onestini e Alberto. Anche loro sono usciti quando hanno contratto il Covid. Nella casa, come è noto, i concorrenti sono completamente isolati e hanno il divieto assoluto di avere contatti con l'esterno. Spinalbese, durante il suo ricovero, era a tutti gli effetti un concorrente, considerato che la regia del Grande Fratello ha abbassato l'audio di Oriana quando ormai era troppo tardi. Le parole della spagnola sono state sentite dal pubblico, ciò renderebbe inevitabile un eventuale chiarimento o un provvedimento a carico proprio dell'ex di Belen Rodriguez. Quindi sembrerebbe proprio che Oriana Marzoli abbia smascherato definitivamente Antonino per questo telefono che ovviamente sembrerebbe essere stato introdotto nell'ospedale dove Antonino ha fatto le cure per la sua operazione e la sua malattia, la sua degenza. Amici di Nova News 24, ovviamente queste ancora sono parole dette da Oriano, magari anche per quello che è successo tra i due, ma non abbiamo certezza. Però voi sicuramente potete dirci qualcosa in più. Se avete qualche notizia, mi raccomando, scrivetela sotto nei commenti. Intanto diteci cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.